E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRighi01 e oggi siamo al 14° episodio di Pokémon Nero, ragazzi. Andiamo subito. Ma ragazzi, eravamo arrivati qua nella cava. Comunque vi avviso che i video usciranno un po' dopo, ragazzi, perché ovviamente non ci sono per un mese. Perché parto, poi vado anche in vacanza, ragazzi, quindi non ci sarò per un po' di mesi, cioè un mese e mezzo tipo. Penso che i video ogni tanto spunteranno, ragazzi, perché ovviamente li sto registrando tutti di fila, tipo a manetta. E sì. Ok, no, entra forza, non mi interessa. Sì, ragazzi, diciamo che li sto facendo tutti proprio a manetta. Allora, intanto, che strumento ha lui? Porto un uovo, ok. E lui cerca un di esperienza. Direi di fare una cosa. Diamo il condivi di esperienza a lui. E mettiamo Kaiman per primo. Ok. Allora, oddio, questa che città è, ragazzi? Non mi ricordo. Non mi ricordo la città, ragazzi. Bene. Allora, in questa mia sono molto esigenti, ok? Oh, elimina mosse. Buono, questo è interessante, ragazzi. Invece lui ricorda mosse, ok. Ok. Aspetta, questo faceva. Va bene. Chi sono? E tu devi essere Righi. Fammi dare un'occhiata al tuo podcast. Vediamo un po'. Ho incontrato 64 Pokémon. Guarda, ho incontrato Clink. Niente male, davvero. Ho scusato tutta per l'emozione. Ho dimenticato le buone maniere. Piacere, mi chiamo Gasparago Araglia. È mia figlia. Ma? Oddio. What the fuck? Ok, quindi è il padre. E penso questa sia madre, ragazzi. Chi è questo allenatore? Oh, scusa, scusa, facciamo le due presentazioni. Andiamone, ti presento Reiki, una nuova coscienza di mia figlia. Ah, sta viaggiando per un'ora per completare il suo Pokédex. Ok. Davvero, allora immagino che verrai a sfidarmi alla mia palestra. Non vedo l'ora, ok. Quindi la palestra è sua, ragazzi. Anemone, anemone. Ok, le regioni di Kanto e Sinnoh non sono proprio dietro l'angolo. Subì un po' di elasticità. Bisogna aiutarsi l'uno l'altro, proprio come si aiutano uomini e Pokémon. Ok. Ok, ragazzi, ok. Righi, in quanto capolestra sono più felice se puoi venire a sfidarmi. Prima, mentre ero in volo sul mio cargo, notavo qualcosa in cima alla torre cielo. Credo fosse un po' malandato. Se davvero così, ok. Ok, ragazzi, devo andare alla torre cielo. Tanto ovviamente visitiamo queste città. Ah, ecco, come si chiama? Come si chiama? Ponentopoli, ecco la città come si chiama, ragazzi. Ok. Qui l'aeroporto, va bene. Questo che cos'è? La palestra, penso. E questa è la palestra, quindi la palestra sta qui, ragazzi. Questo? Ok, non dice niente di che. C'è un altro lì. Ok, questa è la serra, penso, sì. Bella la serra, ragazzi. Oddio, ma è bellissima. Ok. Ho visto una Pokéball. Ah, no, ok. Ho flashato una Pokéball, ragazzi. Va benissimo. No, eccola. Oh, caduta libera, ragazzuoli. Attenzione. Perfetto, perfetto, perfettissimo. Allora, direi di andare
alla torre cielo, ragazzi. Allora, aspetta. E se metto un attimo Joltik per primo, perché qua mi sembrano raggio scossa. Attenzione, stavo dicendo mi sembrano tipo volanti questi Pokémon, tutto volante tipo. Comunque vediamo raggio scossa, ragazzi. Allora, raggio scossa, toglie 50. Il mio Pokémon attacco speciale 51. Ho già elettrotela che toglie 70, 55, quindi va bene così. Ok, combattiamo con questi, ragazzi. Torre cielo, torre cielo. Ma questa torre cielo è molto importante, non me la ricordo sinceramente. Ok, sì, missile, ragazzi, tipo fuoco. Non è un'ottima opzione Jolteon, quindi sì, Jolteon. Ok. Mettiamo Frog, signori. Frog. È il tuo momento. Oh, ci ha fatto leccata questo Simisera, va bene. Comunque era il Joltik, non Jolteon, ragazzi, scusate. Ancora un'altra leccata che noi facciamo una bella fanghiglia, sperando di attaccare, infatti attacca, ragazzi. Comunque, dopo Pokémon Nero, ovviamente quando ritornerò si continua, ragazzi. Però vorrei fare anche delle challenge su Pokémon, tipo sconfiggere la Lega Pokémon con soltanto lo starter randomizzato, tipo queste robe qua strane, ragazzi, tutte cose strane, diciamo. Che secondo me può essere anche molto molto carino come cosa. Ok. Allora, qua c'è una casetta, un Boldor. Oh, Emolga questo mi dà, ragazzi. Potremmo. Ok, qua c'è un altro allenatore. Che ora sfidiamo Todos, ragazzi. Ah, questa lotta rotazione contro. Ok, sono interessanti comunque le lotte rotazioni. Si ricordo, ragazzi, che le lotte rotazioni solo su questo gioco ci sono, vero? O anche su Pokémon. Anche su Pokémon Nero 2. Comunque solo su questa gen, forse. Allora, io direi di fare Energisfera. Ok, ci ha messo lui. Oh, perfetto però. Ancora Energisfera, Iperzanna, ragazzi. Ok, ci ha tolto tantissimo, zio Pera. Direi di mettere Pyro, ragazzi. E usiamo Sberletese. Cazzo. Etrelama, ragazzi, Ripperotti. Mamma mia. Mamma mia, raga. Facciamo garanzia. Ok, ho usato calmamente, ragazzi, quindi garanzia dovrebbe essere super efficace a Zubat. Ok, non abbiamo tolto granché. Ci ha messo Gepard. Bruciapelo. Va bene. Io provo a rimettere Pyro, ragazzi. Sberletesi. No, ragazzi, non ci credo. Non ci credo. Mi ha ucciso Pyro, mi ha ucciso. Porca troia. Proviamo a mettere Frog. Oh, le lotte rotazioni comunque sono tostissime, vi giuro. Vai con Fanghiglia, ti prego. Ok. Ok, vai Frog, vai Frog. Garanzia, va bene. Quanto ci hai tolto?
Usiamo irrealizzante su Pyro, ragazzi. Che per battere gli Epard è un po' tosto, sinceramente. Mettiamo Kaiman, eh. Ora, siccome abbiamo messo lui, ragazzi, sicuro mi metterà... Aspetta. Ok, no. Va bene. Ha lasciato gli Epard. Pensavo mi mettesse... Facciamo energisfera. Attacca Lidia, fatto, va bene. Ok, ragazzi, abbiamo fatto. Incredibilmente pazzurto, ce l'abbiamo fatta. Incredibilmente. Let's go, let's go, let's go. Allora, se ricordo, c'è morto qualcuno, se non sbaglio. Giusto? Sì, Dracula, ok. Super Potion. Perfect. Ok, lottiamo anche con questo, ragazzi. Mincino, attenzione. Io direi di mettere forse Pyro, ragazzi. Ok, perfetto, Mincino è andato, ragazzi, con lo sberledesi di Pyro. Perfettissimo, raga, perfettissimo. Allora, qua c'è sta una Pokéball che desidero prendere. Ok, un Pipisù. Va bene. Ok, lottiamo con questo, ragazzi. In mezzo all'erba, incredibile, un Ranger Pasqualina. Grande Pasqualina, signori. Allora, io direi di mettere Dracula, sinceramente. Che se no giochiamo sempre con Pyro, ragazzi. Quindi vai con Dracula. 1000 bave, va bene. Protezione, va benissimo. Vai con Aerosolio. Ah, uno di vita, ragazzi, aiuto. Uno di vita per Swadloon. Quindi ora direi proprio di fare una bella confusione, ragazzi. Quello è un morso, vabbè, non mi fa tanto. Non mi fa tanto, intanto mi ha tolto ben 20, raga, incredibile. Però va bene. Simipur, tipo acqua, si ricordo. Quindi, vai Maresh. È il tuo bellissimo Turnoz. Ok. Come sguardo ci usa? Vai Maresh, vai Maresh. Elettrotela. Ancora elettrotela. Vai più veloce, perché diminuisce la velocità elettrotela, ragazzi. E Maresh uccide Simipur e si prende tutta la sua XP, anche l'Eran. Oh, tranquilla, attenzione. Vedi tipo volante, ragazzi. Elettrotela, siamo più veloci di Tranquil. Oh my god. Siamo veramente più veloci di Tranquil, ragazzi. Va bene. Va bene, è una cosa incredibile che un Joltik è più veloce di un uccello, ragazzi. Cioè, ok. Velocità 55. L'era nel livello 31, ragazzi. Va benissimo, va benissimo, va benissimo. Bacca Pirina. Ok. Qui c'è un altro Ranger che affrontiamo subitissimo. Perfetto. Solosis, raga, Solosis. Vai Maresh. Ah, contro lui io utilizzerei Kaiman, ragazzi, Kaiman. Perché Solosis è un tipo psico, quindi divinazione, olè. Vai con Sgranocchio. Mia, super efficace, penso che lo sciotta malissimo, ragazzi. E infatti, 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 sciottato male. Arroganza di Kaiman che aumenta l'attacco. Ok, il prossimo è Axiu. Porca troia. Bello lui, ragazzi, eh?
Tipo drago. Tipo drago non ho nulla. Non ho nulla contro il tipo drago, ragazzuoli. Mi servirebbe. Non saprei. Però Axio è interessante. Forse potremmo mettere un tipo drago nel team andando avanti, ragazzi, eh. Vediamo, vediamo un po' come si evolve la situazione andando avanti. Intanto abbiamo ucciso questo qua, ragazzi. Ok, Bacca Perina anche lui ci dà Bacca Perina. Ok. Oh, eccola qua, ragazzi. Torre Cielo, qui riposano gli spiriti puri. Attenzione. Ok, allora, siccome. Ma sì, lasciamo Maresh, ragazzi, vai. Andiamo. Attenzione. La Torre Cielo. Ok. Un luogo dove riposano gli spiriti dei Pokémon. Quindi è tipo il cimitero. Come la Mandogna, diciamo. Il cimitero dei Pokémon. Ok. Cosa importantissima da fare, ragazzi. Super repellente. Per forza. Vediamo un po' che Pokémon hanno questi tizi. Vediamo un po', vediamo un po'. Là ci sono anche due Pokéball, se vedo bene. Ok. Na 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 na. Oddio, è il gem che tipo è? Psico, ragazzi. Psico? Oddio. Esclusiva. Esclusiva mi sembra mossa di tipo psico. Proviamo, ragazzi, non mi ricordo. Ok. Ok, sì, tipo psico. Intro forza, attenzione. Mamma mia, ragazzi. Usa morso. Mamma mia, ragazzi, intro forza, perché ci ha fatto così? Perché? What the fuck, ragazzi? Ok. Solosis. Siccome, ragazzi, l'abbiamo shottato prima, io direi proprio di usare Sgranocchio senza curarci. Perfetto, mamma mia, ragazzi. Io abbiamo rischiato, però abbiamo rischiato, posso dirlo, eh. Ok, livello 29 per Kaiman. Sigilyph. Proviamo ancora Kaiman, ragazzi, perché si è aumentato due volte l'attacco. Però forse è più veloce Sigilyph, quindi curiamolo un attimo. Damogli proprio iperpozione. Forse è più veloce Sigilyph, eh. Ok, schermo luce. Buonissimo, buonissimo. Perché tanto, ragazzi, io uso Sgranocchio. Quindi era più veloce lui, era più veloce lui, ragazzi. Era più veloce lui. Mamma mia, che danno. Mamma mia, bravissimo Kaiman. Arroganza su Kaiman, ragazzi, è fortissimo. Ok. Dato tutta l'esperienza. Oh, attenzione! Attenzione, signori! Attenzione! Attenzione, signori bellissimi! Bellissimi! Sandile si sta evolvendo! Attenzione! Eccolo qui, Crocoroc! Il coccodrillo, alligatore, ancora non si capisce che cazzo è! Un bel Crocoroc! Attenzione! Ok, guardate quanto è fiero Crocoroc lì, ragazzi. Incredibilmente pazzurdo. È troppo fiero. Ma intanto puro Kaiman è tutto un po', ragazzi. Ok, andiamo avanti. Quante Pokéball ci sono qui dentro, ragazzi? Incredibilmente. Ok. Sfidiamo tutte queste qua, ragazzuoli. Dirling. Ok, Dirling è normale erba. Normale erba. Ma è shiny, ragazzi? O è in primavera o autunno, estate, là come cazzo, non mi ricordo come sono fatti i Dirling, sinceramente, di colore. Ok, ci ho usato il riduttore. Vai con idrocarica. Dovrebbe morire, ragazzi, dovrebbe morire. Ok. Va benissimo, va benissimo. Ok, abbiamo preso un po' di esperienza qua. Gotita, 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 gotita. Dovrebbe essere.
psico, raga. Dovrebbe essere psico spettro. Vabbè, comunque il buio. Garanzia dovrebbe essere super efficace. Ok. Adulazione. Ok, va bene. Ti prego non... Ok, perfetto. Garanzia, ragazzi. E addio, signor Godita. Ok. Abbiamo battuto anche questa, ragazzi. Andiamo avanti e prendiamo le Pokéball. Oh, iperpozione. Buono che l'avevo appena usata. Poi, qua c'è un altro allenatore. Vai, vai. Oh, che bella la torre cielo, comunque, ragazzi. Non me la ricordavo così. Puoi allenarti tantissime Pokémon sulla torre cielo. Emolga, eccala. Eccala. Come avevamo ucciso Emolga, non mi ricordo. Però aspetta. Lui è buono. Acrobazia. Ok. Ok, ragazzi. Energisfera. Come cazzo ha fatto a shottarmi i Krokorok? E la madonna. Maresh, ma chi cazzo sei? Ubaldo usa iperpozione, attenzione. Vai Maresh, vai Maresh. Fagli sentire la presenza. Ancora elettrotela. Ok, lui usa energisfera, perfetto ragazzi. Abbiamo fatto Demolga con un tipo elettro, incredibile. Perché ovviamente lui è volante elettro, quindi diciamo diventa normale l'elettricità. Quindi Riperotti per Emolga. Livello 32 per Leran, attenzione. E l'ultimo è Erdier, che mettiamo un Pyro. Poi dopo dobbiamo rianimare il grande Krokorok che si è appena evoluto, ragazzi. Però è morto malissimo proprio. Vabbè, l'attacco di Pyro diminuisce e noi usiamo Sberletese contro Erdier. Che non gli togliamo assolutamente nulla, ragazzi. Però lui fa 5 colpi a segno. Erdier muore male. Incredibile, assurdissimo. Ok, ragazzi, curo subito Krokorok. Ok, curato Krokorok. Allora, prendiamo questa Pokéball dopo. Vai, perfetto. Pam pam parapam pam. Oh, ma c'è un Seawald in mano. Ma c'è che carino. Ok, Swadloon. Mettiamo Dracula, ragazzi. Ok, abbiamo usato Volo e Swadloon va KO, ragazzi. Perfetto. Perfetto, ho battuto anche questa. No, non volevo. Fuoco Pout. Fuoco Pout era quello che dava la scottatura messa al nemico. Sì, mi sa di sì, era quella la mossa. Ok, saliamo, ragazzi. Madonna, quanta cazzo di gente ci sta, ragazzi. Incredibilmente pazzurdo. Questa magnifica torre cielo. Vai, andiamo. Ok, Musharna, possiamo lasciare tranquillamente Krokorok, ragazzi. Penso che... cioè, Kaiman. Penso che un bel sgranocchio muore male Musharna, ragazzi. Forse lo sciolta proprio, vediamo un po'. Scherzavo. Ancora sgranocchio. Oh, però l'ha sciottato stavolta, attenzione. Che abbiamo una lunga difesa. Intanto arroganza di Kaiman. Vediamo se c'è altri Pokémon di tipo psico. Ok. Livello 30 per Kaiman, ragazzi. Oggi sta livellando anche lui. Oggi sta livellando anche lui. Attenzione. Ok. Forse quella è un medico, ragazzi. Quella rosa, eh. Forse quella signorina rosa lì sotto è un medico.
Poi vediamo. Allora, vediamo un po'. Finché Yamask, che lui dovrebbe essere tipo spettro buio. Facciamo morso. Ok, mi sa è tipo spettro. No, ragazzi, mi ha cambiato l'abilità sto bastardo. Mi ha cambiato l'abilità, ragazzi. Golet. Anche lui dovrebbe essere tipo spettro, robe del genere, ragazzi. Facciamo sgranocchio. Mamma mia, ha shottato. Quanto sei forte, signor Kaiman, con questi denti che ti escono dalla bocca, zio Pera. Bellissimo. Allora, sconfiggiamo anche questa qui. Vai. Proprio easy, ragazzi. Easy lemon squeezy. Litwick, ok. Litwick, ragazzi, anche un morso. Ecco, Litwick è un Pokémon che vorrei avere nel team, che diventa Chandelure, ok. Forse a posto di Emboar, ok. Poi casomai vedremo. Comunque un altro morso. E addio Litwick. Poi vediamo, ragazzi. Intanto arroganza con Kaiman. Zubat. Ma io le lascerei Kaiman, sinceramente, ragazzi. Gli faccio un bel sgranocchio. Ok, lui salta calmamente. Comunque Zubat mi sembra troppo tipo buio, non so perché. Invece è psico. Non so perché, ragazzi. Ok, shottato anche Zubat, ragazzi. Comunque Kaiman, quando shotta il primo, uccide un Pokémon, raga. Arroganza aumenta troppo l'attacco. Diventa troppo forte, raga, Kaiman con arroganza. È qualcosa di illegale. Ok, combattiamo contro questo. E poi mi sa tocca battere anche il medico, per poi farci curare. Non lo so. O ci cura subito. Ma vediamo. Ora vediamo subitissimo. Allora, un bel Duison. Io direi, secondo voi, prima di vedere l'attacco, scrivete nei commenti se lo shottiamo. Secondo me sì. Vediamo un po'. Brutto colpo, ok. Ok, brutto colpo, perché ragazzi, brutto colpo, va bene. Ci sta il brutto colpo. Se no, mi sa, non l'avremmo shottato, non lo so. Spettro targa. Ok. Se vinci, ok, sì, dobbiamo lottare e poi, ragazzi, ci può curare, va bene. Ovviamente ha Pokémon Gotita. Ok, io userei proprio sgranocchio, così almeno, ragazzi, non abbiamo... Tanto poi ci può curare, quindi sgranocchio. Ragazzi, sta shottando tutto questo Kaiman. Ma tutti sta shottando. Cioè, è incredibile. Ok, Kaiman a livello 31, signori. È fortissimo. Alolomo, la. Lo so, forse dovevo cambiare perché è un tipo acqua. Ma se ricordo, lui è tipo spettro anche. O no, ragazzi? Vediamo un po' se era tipo spettro. No, non era tipo spettro, ragazzi. Mi sa che ho fatto una cazzata. Che cazzo era tipo spettro? Ah, era Jellicent, zio Pera. Era Jellicent. Mi sa che era Jellicent. Vabbè, foglie lama. Protezione ci usa. Penso se stavo anch'io protezione, raga, mi sentivo male. Ancora? È incredibile questa protezione. Idropulsar, ok, non ci fa niente, sinceramente parlando. Vai con foglie lama. E addio all'Olomola. È stato un piacere, Chicco. 1433 di XP per l'Eran, attenzione. Che io ancora non ho capito a che livello si evolve questo l'Eran. Ok. Forse con l'amicizia? Forse mi sa con l'amicizia. Quindi mi sa meglio fare una cosa, ragazzi. Cioè questo qui. Mettere primo lui. Level condividi esperienza. Diamolo
a lui con le esperienze. Ok, spettro d'aga aumenta le mosse di tipo spettro. Che sinceramente non abbiamo nemmeno una, ragazzi, tipo spettro. Ok, andiamo avanti. Ok, combattiamo con tutti, ragazzi, così ci alleniamo anche i Pokémon. Let's go, Ski! Parapa, parapa, parapa. Stoutland, merda! Voglio vedere solo una mossa, voglio vedere. Quindi usiamo un attimo protezione. Rogodenti. Ok. Ok, ragazzi, ho usato Rogodenti. Spero che riusa Rogodenti. Rogodenti, ok. Ah, dobbiamo essere più veloci noi. Oddio, è più veloce lui, ragazzi. Sberledese sta iniziando a far schifo come mosse. Però, ragazzi, se fa 5 colpi... Ok. Perfettissimo, riduttore due volte fallito lui, ragazzi, incredibile. Stoutland romperà il cazzo in futuro, romperà il cazzo, ecco perché vuole cambiare Pyro, ragazzi. Amnesia. Chi la usa svuota per un po' la mente per dimenticare i problemi di speciale aumenta di molto. Non ci serve, non ci serve. Non ci serve, non ci serve. Calmamente, madonna, ragazzi. Calmamente mi sa di chi è. Sì. Calmamente mi sa di sì. Garanzia, ragazzi, garanzia. Tanto mossi tipo buio ce l'abbiamo su Crocodile. Quindi ci sta, ragazzi, ci sta. Revitalizzante, buonissimo. Lottiamo anche con questa. Perfetto, perfetto, perfettissimo. Zubat, ecco qui. Proprio lui. Allora, mettiamo Maresh, ragazzi. Devo mettere anche Krokorok e tre lame, infatti mi sarebbe meglio Krokorok. Oddio, vedo l'attacco, meno male, ragazzi. Maresh fortissimo. Poi abbiamo siamo la divisa, la velocità, dovremmo essere più veloci noi. Mamma mia, signori, mamma mia. Mamma mia, Maresh. Questo Maresh è incredibile, ragazzi. Gotorita che mettiamo subito. Taiman. Oh, aspetta, ma Gotorita non è l'evoluzione? Perché Gotita era quello piccolino, vero? Gotorita è l'evoluzione. Eh sì, ragazzi. Eh sì. Sgranocchio. Non è morto con Sgranocchio, attenzione. Facciamo morso. Sperando che attacca. Bravissimo, Kaiman, bravissimo. Arroganza, ragazzi, aumenta. Dracula livello 30. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Allora, fermi tutti, ho visto una Pokéball. No, devo a tutto il giro. Cazzo. Ombra artigli? Chi la può imparare? Kaiman può impararla, ragazzi. Kaiman può imparare Ombra artigli, ragazzi. Oh my god. Oh my god, Kaiman. Oh my god, Ombra artigli. Oh, eccoci, eccoci. Attenzione. Ah, sei qui, grazie. Quello che ho visto prima era proprio un po' manfrito, ma questo è meglio. Dato il utilizzante max è volato via pieno di energia. Un'ottima vista, eh. È un requisito molto importante per un pilota.
Ha visto che qui per ora suona la campana, i suoi rintocchi provano gli spiriti dei Pokémon. Inoltre, il buon cuore di chi la usa si riflette nel suono emesso. Bello, ragazzi, però, posso dirlo. Ok. Ione, ma sono il capolessere di Ponentopoli, esperta in Pokémon di tipo volante. Vieni a trovarmi nella palestra e ti accoglierò a braccia aperte. Ok, ragazzi. Ok. Io, ragazzi, direi proprio di chiudere qui il video. Proprio qui, ragazzi. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate like, commentate, iscrivetevi, tanto è gratis. Ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!